La legge di bilancio predisposta dal governo deve essere modificata. CGIL, CISL e UIL non si limitano alla critica, ma avanzano proposte sul lavoro, fisco, investimenti, pensioni, sociali. Proposte che sono state arricchite e discusse con centinaia di lavoratori e pensionati in tre attivi unitari il 30 novembre ad Arezzo, Pontedera e Prato. Gli attivi hanno già prodotto un risultato. Il governo ha convocato i sindacati per il 10 dicembre. Noi ci troviamo ad Arezzo, dove seguiamo il direttivo unitario di CGIL, CISL e UIL su un fronte che appunto è già stato spiegato. Lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, insieme alle tre sigle sindacali, sono d'accordo nel dire che questa legge di bilancio sia inadeguata e priva di una visione strategica per il popolo. Noi pensiamo che una legge di bilancio, proprio per la delicatezza in cui si trova il nostro Paese, avrebbe bisogno di scelte che dessero un indirizzo e che quindi dove dentro appunto ci dovrebbero essere una politica seria sugli investimenti e una politica seria sugli investimenti collegati anche ai temi del lavoro, perché ovviamente il primo problema che c'è nel nostro Paese è ricreare un lavoro di qualità. Ci sembra che il primo atto vero che questo governo fa, e appunto che dovrebbe dare una linea di indirizzo, lo riteniamo profondamente sbagliato. Sbagliato nella sostanza, ma sbagliato anche nei metodi con cui il governo è arrivato a presentare la legge di bilancio, perché lo ha fatto senza un minimo di convocazione delle parti sociali, facendo così ha messo in discussione sostanzialmente anche gli aspetti democratici del nostro Paese. Noi pensiamo che bisogna rispondere con delle proposte. CGIL e CISL e UIL hanno presentato una piattaforma importante che stabilisce quali sono per noi le priorità su cui lavorare, per provare a costruire nel rapporto con i lavoratori e con i pensionati un orientamento. Orientamento che poi dovrebbe servire a fronte di quello che accade nei confronti e nel rapporto col governo, perché ovviamente poi le piattaforme devono essere anche sostenute con tutti quegli strumenti che sono noti al sindacato e che ovviamente devono essere messi in campo nel momento in cui o non c'è il confronto oppure quel confronto non produce avanzamenti che riteniamo necessari. Però per far questo prima di tutto bisogna fare un coinvolgimento e bisogna parlare con le persone. Che cosa parte dalla Toscana? Ma dalla Toscana parte un giudizio e parte soprattutto un appello ai lavoratori di responsabilità, ai lavoratori, alle categorie unitariamente ovviamente di responsabilità, perché in gioco c'è davvero il futuro del nostro Paese. Il reddito di cittadinanza risponde ai bisogni primari della persona? Secondo me no. Secondo me il reddito di cittadinanza, per quanto sia un istituto prima o poi da introdurre, ma non vedo le risorse in questo momento disponibili, sarei più per potenziare gli ammortizzatori sociali comunque già esistenti. Cioè, noi abbiamo un problema con la cassa integrazione che era venuta meno, la straordinaria, la mobilità. Se noi ripristiniamo un sistema corretto di ammortizzatori sociali, quindi abbiamo la cassa integrazione ordinaria, la straordinaria, eventuali procedure di mobilità e poi la NASPI, creiamo un percorso per cui la persona non resta senza reddito, ma viene accompagnato per degli anni. Io la trovo già, focalizziamoci su queste cose qua. C'è Massani in Italia, una riforma in questa maniera, per cui non so quanto andrà a incidere in questo momento. Ma io penso di no perché intanto bisognerebbe portare anche per i giovani la prima cosa da fare, non solo per noi pensionati. Quindi bisogna che ci sia sempre, come c'era una volta, il rapporto fra giovani e anziani. Quella è la prima cosa. E con questo le pensioni non si risponde con questo, specialmente con questo coso di il reddito di cittadinanza. Ma non si potrebbe parlare di reddito di lavoro, che sarebbe un pochino più
per la gente, costruttivo. Se non si lavora, non si dà i contributi, la contribuzione. A me quelli più anziani di me mi dicevano sempre: se in un pozzo non arriva la goccia dell'acqua che riempie, piano piano la si leva, poi si trova in fondo e non c'è più nulla. E così si fa in questa maniera. Questa legge di bilancio promuove lavoro per giovani, per le donne? No, assolutamente no. Penso proprio che sia una legge che non vada proprio d'accordo con i lavoratori. Questa legge di bilancio corrisponde alle esigenze delle persone? Non accontenta tutti, però c'è da lavorare tanto. C'è da lavorare tanto e siamo qui per parlarne e cercare di migliorare, anche se difficilmente daranno come sempre ascolto, però noi il nostro lo facciamo, poi vediamo quello che verrà fuori. La legge di bilancio investe sul lavoro? Ma secondo me assolutamente no, e non vediamo nessuna, cioè nel senso anche a livello di governo non c'è un passo in avanti per quanto riguarda i rinnovi dei contratti nazionali, siamo fermi, noi abbiamo il contratto nazionale delle cooperative ormai scaduto da oltre 50 mesi e siamo ad un punto fermo per un problema di solamente per quanto riguarda la gestione di carenze e malattia dei primi 3 giorni. Quindi la risposta è no? La risposta è che noi non cediamo, questo è sicuro. Nessuno si era azzardato a fare un condono fiscale di questa grandezza. Quali sono le cose della manovra del governo che vi convincono meno? Allora, in questo momento va capita per bene la manovra perché ancora ci sono troppi rimpalli. Quello che ci convince assolutamente meno è parlare di flat tax, perché noi non vogliamo una tassa che è uguale per tutti, ma vogliamo come c'è chi guadagna di più deve contribuire e pagare di più le tasse. E del reddito di cittadinanza che ne pensi? Secondo me siamo sempre indietro, cioè noi ci si vuole fare il modello tedesco, in realtà noi non ci sa nemmeno niente perché non si riesce a far collegare i nostri centri dell'impiego nemmeno a livello regionale, siamo indietro molto. Innanzitutto non è una manovra che punta a creare lavoro e sviluppo, perché è una manovra per certi versi assistenziale e sul terreno della fiscalità e aiuta i più forti e noi i più deboli. Il governo ha fatto un decreto che taglia gli incentivi alla geotermia. Tradotto vuol dire 800 posti di lavoro nell'Enel, 1400 nell'indotto, è un'intera economia della Toscana che entrerà drammaticamente in sofferenza. Flat tax, reddito di cittadinanza e pace fiscale, ti convincono queste tre proposte del governo? Noi vorremmo che, oltre a essere proposte comunque di facciata, si concretizzassero. Ci sono luci e ombre in questa manovra, perché comunque andare nella direzione di un abbassamento delle tasse è ovvio che è una cosa che ci piace. Flat tax comunque è già una contraddizione, perché vuol dire tassa piatta e già comunque non è piatta perché sono previsti degli scalini sulla tassazione. Per quanto riguarda la manovra delle pensioni, è ovvio che dal nostro punto di vista mandare le persone prima in pensione, soprattutto per i lavori più gravosi, non ci fa altro che piacere. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, dobbiamo capire con che modalità viene dato, se integra il REI, lo sostituisce, se è un reddito, come viene coibentato insieme ai centri per l'impiego. Ci sono delle domande a cui ci dovranno dare delle risposte nel prossimo incontro che ci sarà tra le organizzazioni sindacali a livello nazionale e il governo. 12 milioni di lavoratori in Italia vogliono far sentire la sua voce, non possono essere ignorati dal governo in un importante momento come questo, che è la finanziaria, dove si crea le basi per il futuro del nostro paese. Quindi l'Italia ha bisogno dei lavoratori e ha bisogno di mettere al centro il lavoro e lo sviluppo, non l'assistenzialismo. La Toscana è una regione importantissima per l'Italia e quindi il governo si deve impegnare anche in Italia per le opere fondamentali per lo sviluppo, che sono fondamentalmente le infrastrutture.
future. Cosa non convince della manovra? Rispetto agli annunci che ci sono stati, in realtà si prospetta una legge di bilancio del 2019 che non andrà incontro ai bisogni del Paese, perché se si pensa ai condoni, se non si realizzeranno misure a sostegno della povertà concretamente, se non si realizzeranno misure a sostegno del lavoro e dei lavoratori, perché questo è sempre il problema, non solo perché siamo qui in un'iniziativa sindacale, ma perché per quanto riguarda gli effetti della crisi che si sentono ancora, non ci sono misure concrete che portano all'aumento dei posti di lavoro e all'aumento dei redditi. Questo è un problema fondamentale. Poi la lotta all'evasione, la lotta a tutte le irregolarità, agli appalti illegali, insomma, questi sono tutti temi che un governo che dice di essere di cambiamento dovrebbe affrontare per prima, ma non mi pare. E da madre di un ragazzo disoccupato di 27 anni che ha cercato di fare di tutto, più che il reddito di cittadinanza, per continuare a farlo star seduto sul divano, secondo me gli servirebbero opportunità di lavoro a questi giovani. E lui non è che si è mai tirato indietro, è stato due volte anche all'estero, ha cercato di fare più che era possibile, ma nonostante tutto. Secondo me più che un reddito di cittadinanza gli serve un'opportunità concreta di lavoro, non solo a mio figlio, ora io stavo parlando, ma a tutti i giovani italiani. La manovra del governo mi lascia piuttosto perplesso, però inviterei tutti gli italiani a entrare nel merito delle questioni. Cioè, mi sembra che dai media a tutto quello che ci viene, tutti i canali di informazione, ci siano dei preconcetti e non si entri nel merito effettivo dei provvedimenti che il governo intende prendere, anche perché il governo sta, a mio giudizio, alzando una cortina fumogena e non ci fa ben vedere che cosa intenda fare. Per cui esiste una forte preoccupazione per l'occupazione, per il lavoro, per chi deve andare in pensione, per i pensionati, per la sanità, per tutti i problemi sociali importanti, per la mancanza assoluta di una lotta all'evasione fiscale, all'elusione che deve essere reinvestita nel lavoro per creare lavoro pensando veramente ai giovani, per la sanità pubblica, per tutti degli argomenti che sono fondamentali per una società, una comunità civile che al momento non si vede. Sembrano molto più spot elettorali per onorare un contratto e non un programma politico di forze politiche stipulato tra le forze politiche di governo, e questo è preoccupante. Questa manovra è del tutto iniqua nei confronti di tutti i cittadini, di tutte le categorie. In linea generale io sono convinta che ci sia la necessità, per esempio sull'argomento pensioni, di andare oltre la legge Fornero, quindi di andare verso il superamento della legge Fornero, ma trovo del tutto ingiusto che le persone che decidono di andare in pensione con la quota 100 poi debbano vedere il loro stipendio penalizzato di circa il 30%. Credo che sia una manovra demagogica e populista. Siamo in campagna elettorale, loro sono in campagna elettorale, questo è il senso generale di tutta questa manovra. Non credo che sia una manovra, ne sono fermamente convinta, giusta e che possa rispondere ai problemi dei cittadini e della popolazione in generale. Non sono contraria al reddito di cittadinanza in sé, in quanto penso che come proposta sia giusta e anche utile, nel senso, in un paese, per dare appunto assistenza alle persone che non hanno lavoro. Quello che poi si rischia di fare, non strutturandolo in maniera corretta, è quello di far sì che sia solo assistenzialismo e poi metterlo in contrapposizione con le persone che poi in realtà lavorano ma hanno un lavoro povero e quindi si troverebbero quasi più allettate dal percepire un reddito di cittadinanza che lavorare e guadagnare addirittura meno. Quindi secondo me alla base ci sarebbe quello di sopperire al fatto che del lavoro povero, quindi se una persona lavora è giusto che non sia nella soglia di povertà, che non rientri nella soglia di povertà, mentre ora purtroppo sta succedendo questo, le persone che lavorano sono povere, e dare il reddito di cittadinanza strutturandolo in maniera corretta, quello sì.
per quello che riguarda il reddito di cittadinanza potrebbe essere un qualche cosa che aiuta, non risolve. Per quello che riguarda la flat tax io sono onestamente contrario, perché si va incontro sempre a far pagare meno tasse a chi ha più soldi. Sarei più per la progressività delle tasse in relazione alle proprietà, ai soldi che si ha. Insomma, non mi convince molto la flat tax, sinceramente. E sulle pensioni? Le pensioni sono un nodo di una certa importanza, anche perché cancellare la Fornero d'Amblè si è capito che non è fattibile. I ritocchi che stanno facendo hanno l'idea del momentaneo e dell'insoddisfacente, non credo, e bisognerebbe probabilmente provare a affrontare l'argomento su delle basi serie, farsi conto in tasca, vedere quanti soldi si ha e che tipo di manovre si può fare per andare incontro ai lavoratori. Certo, lavorare fino a 67 anni non è la risposta di sicuro, e soprattutto anche in relazione ai lavori che uno si ritrova a fare fino a quell'età. Questo attivo a Prato, basta vedere anche la sala che è stata completamente piena ed è stato un via vai continuo, direi andato molto bene, perché fin tanto che la presenza c'è vuol dire che noi abbiamo ancora la possibilità di parlare insieme, di parlarci insieme soprattutto. Qual è il messaggio? Il messaggio è quello che noi universalmente facciamo: investimenti, 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 sviluppo, sviluppo, sviluppo. Senza queste due voci noi non siamo in grado di poter né assicurare un futuro né poter tantomeno andare avanti. Una sala strapiena, lavoratori e lavoratrici, pensionati, abbiamo sentito quello che ci hanno detto, che ci conferma semplicemente il giudizio che abbiamo sulla legge di bilancio. È una legge di bilancio che non risponde ai bisogni del lavoro, non risponde neppure ai pensionati, non si fanno interventi fiscali, non risponde ai bisogni, direi più in generale, di un'idea di paese. Perché se guardo alle tre grandi macro aree della legge di bilancio, nessuna di quelle prova a tracciare una prospettiva che costruisca sviluppo e soprattutto lavoro. Da domani che fase si apre col governo? Avete fatto questi attivi, ora come proverete a farvi sentire? Intanto questi attivi hanno prodotto una convocazione per il 10 di dicembre. La nostra idea è di adesso fare una serie di assemblee in luoghi di lavoro e poi vediamo, perché se ovviamente non ci sono risposte utilizzeremo le armi, come dire, che le organizzazioni sindacali hanno sempre usato, cioè, quindi valuteremo eventuali mobilitazioni. È chiaro che di fronte al fatto che ti trovi a non avere risposta e ti trovi anzi a fare interventi che sono pensati soltanto per un pezzo del paese che non sono quelli che noi rappresentiamo, questo per CGL CISL UIL è un grosso problema, direi.